tutti, benvenuti in questo nuovo video. Allora, continuiamo il montaggio del braccio di Iron Man e a questo punto con il numero 14 andiamo a terminare il braccio destro. Quindi nel video precedente vi ho fatto una carrellata, diciamo, dei fascicoli e di quello che abbiamo trovato, mentre adesso andiamo fisicamente a montare, a assemblare la spalla, che appunto è composta da questi due pezzi qui e vari altri accessorini piccolini e le solite vitarelle. Voglio vedere quindi com'è il braccio completo, perché subito dopo passeremo all'altro braccio, perché abbiamo tre numeri, il 15, 16 e 17, che fanno parte dell'altro braccio. Quindi cominciamo questo qui, così lo terminiamo e facciamo la recensione definitiva sul braccio. Premetto che non ho fatto modifiche per evitare il penzolamento, tranne che su qualche dito, per evitare che si muovesse troppo, ho infilato del pluriball. Guardate i video precedenti per vedere cosa ho fatto. Andiamo avanti e procediamo con questo braccio. Allora, quindi apriamo questo numero qui e andiamo subito a vedere il contenuto, perché appunto l'altra volta non l'ho aperto. Quindi ci sono delle bustine, fate attenzione, non fate il mio solito errore di buttare la busta con ancora dentro le viti, e andiamo a vedere subito la qualità. Allora, è plastica, quindi non abbiamo nessun tipo di metallo. E poi abbiamo questi quattro pezzettini rossi. Vediamo se riesco a farveli vedere bene. Poca roba, come vedete, niente di che. Quindi proseguiamo con il montaggio. Vediamo un attimo come prosegue questo montaggio. Allora, quindi andiamo a prendere i due pezzi che sono il 14B e il 14A, li mettiamo in questo modo e poi praticamente tramite questo pezzettino di plastica minuscolo andiamo a bloccare in posizione le due parti. Quindi praticamente dobbiamo fare attenzione ad infilare bene il perno dentro la parte tagliata. E poi praticamente tramite le viti GM andiamo a bloccare in posizione il primo pezzo. Questa vite si infila qui dentro e poi praticamente il tutto sarà coperto dai pezzetti di plastica che ci hanno fornito in questo numero. Quindi questo così, poi dall'altro lato facciamo la stessa cosa e andiamo a bloccare in posizione anche questo pezzo qui. Così. E prendiamo la vite, sempre un'altra GM, e la mettete in posizione. Mi raccomando, fate attenzione quando stringete le viti, non fate troppa forza, perché sennò purtroppo abbiamo già notato in passato che si spezzano. Quindi mi raccomando, non fate troppa forza. Allora, una volta fatto questo passaggio, mi sembra che ci sia anche una buona resistenza, andiamo a mettere i tappini, che sono questi qui, che praticamente servono per coprire ovviamente la vite che abbiamo appena messo. Vediamo com'è il lato giusto. Quindi, allora, così, e quindi andiamo a mettere il segnetto così, perfetto. Ok, quindi andiamo a mettere i tappini per coprire le viti che abbiamo appena messo. Bisogna, ecco, questo si infila così e praticamente non si vede più la vite. Stessa cosa facciamo dall'altro lato. Quindi copriamo qui e con una leggera pressione inseriamo la copertura. Questa è la spalla completa. Adesso andiamo a vedere come si blocca però sul nostro braccio, che praticamente è la parte che ci interessa di più. Quindi andiamo avanti nelle istruzioni.
e vediamo come assicurare in posizione questo pezzo. Allora, praticamente noi dobbiamo andare ad avvitare questa parte qui del braccio, che si piega così con la molla. La dobbiamo avvitare ovviamente tramite due viti IP che ci hanno dato su questo incavo qui, praticamente qui dentro. Poi ovviamente con le istruzioni lo vedete bene. Siamo in grado di andare ad avvitare questa parte. Vediamo come fare senza fare danni. Allora, se ho capito bene, ma ovviamente potrei sbagliare, dovrebbe andare così. Quindi con un dito vi aiutate a tirare su questa parte, la appoggiamo in posizione e quindi poi, grazie al cacciavite magnetizzato, prendiamo una vitarella e andiamo ad avvitare. Adesso, appena ho fatto, ve lo mostro. Sto cercando, diciamo, di non fare danni. Purtroppo non è così semplice perché ho paura che mi salti via la molla. Quindi sto cercando di fare il più piano possibile. Prendo l'altra vite e la vado a bloccare in posizione. Vediamo un attimo, dovrebbe essere così, ma vediamo al lavoro finito. Ok, allora questo è il braccio assemblato e come potete vedere questa è la spalla che appunto fa questo movimento qui, quindi si può benissimo muovere e chiaramente fa lo scatto, quindi voi potete assicurarla in posizione e poi coprire con il resto del corpo, cioè sulla spalla, diciamo, vicino al collo. Mi sembra piuttosto stabile, per cui diciamo che questo braccio completato è davvero tanta roba. Non so se dal video capite le dimensioni, ma mettendoci vicino una mano, vi faccio vedere che più o meno serve una mano e mezzo per coprire tutto. Quindi stiamo parlando davvero di un prodotto notevolmente grande. Inizia anche ad avere un discreto peso, per cui mi immagino che la struttura intera, quando nel lontano, se ho capito bene, 2022 finiremo questo Ironman, sarà davvero davvero pesante. Ma continuiamo, proseguiamo quindi iniziando l'altro braccio e vediamo se la qualità è la stessa. Apriamo il numero 15, quindi inizia ufficialmente il nuovo braccio. Questo è un numero molto veloce e molto rapido, quindi vediamo un attimo se, come spero, la qualità è la stessa. Allora, non abbiamo viti in questa uscita, quindi andiamo a prendere questo pezzo, mettiamo questi dischetti qui sopra come abbiamo fatto nell'altra volta. E andiamo a posizionare i nostri due pezzi di metallo qui e qui. Allora, questo è già terminato perché praticamente è molto veloce, quindi passiamo immediatamente al numero 16. Purtroppo questa è una delle cose che non mi piace, nel senso che comprandolo in edicola praticamente tu resti una settimana con questo pezzetto qui e non puoi fare nulla per proseguire l'opera. Però vabbè, questo fa parte di questo tipo di abbonamento, per cui prendiamo il numero 16, che praticamente ha la parte superiore di questo pezzo, del gomito praticamente. Prendiamo le parti speculari e completiamo immediatamente l'opera. Allora, mettiamo questi tondini qua. Andiamo a mettere questo pezzo qui che serve per reggere poi il gomito in posizione e chiudiamo la parte. Vediamo se tutto va bene, dovremmo. Ecco qua. Andiamo a chiudere così. Forse qui, magari a questo punto, potremo fare un piccolo intervento e metterci qualcosa all'interno per rafforzare un po', per creare un po' più di attrito. Magari, visto che abbiamo esperienza dell'altro braccio, forse qui lo posso fare.
Allora, in realtà su questi tondini rossi che ci hanno fornito nel numero 16 ci sto applicando sopra quei dischetti di nastro carta che ci avevano dato qualche uscita fa. Siccome ne erano avanzati, li sto praticamente mettendo qui sopra. Questa operazione qui va sicuramente a creare un pochino più di attrito. È inutile dirvi che ovviamente una volta che li avete messi poi dovete tagliare la parte in eccesso. E liberarvene in modo tale da poter farlo muovere senza problemi, diciamo, no? Quindi andate a togliere, a rimuovere quanta più parte possibile e lo rimettete in posizione. Stessa cosa per quell'altro. Questo, anche se non è che fa i miracoli, però sicuramente creerà un minimo di attrito in più e quindi permetterà al gomito di rimanere forse un pochino più stabile se vogliamo fargli fare delle pose particolari una volta che sarà terminato. Andiamo a vedere. Ok, un minimo di attrito in più c'è. Abbiamo una bustina con le viti GP che ci servono per bloccare in posizione il gomito. Quindi, tramite il nostro cacciavite andiamo a bloccare. Stringiamo forte in modo tale da, sempre però senza esagerare, sennò le viti si spezzano e oggettivamente c'è un po' più di attrito rispetto all'altro braccio. Quindi direi che il lavoro è quantomeno decente. Poi non vorrei cantare vittoria, ma mi sembra anche che sia migliorata la qualità. Se ricordate, all'inizio mi lamentavo parecchio, ma devo dire che probabilmente, o è un caso, probabilmente è un caso, ma mi sembra la qualità sia superiore. Passiamo un attimo al numero 17, così da completare tutto quello che abbiamo. Ok, ultimo numero per questa spedizione, numero 17. Attenzione, dentro c'è una bustina con viti DM, non ce ne sono altre, quindi ci liberiamo di queste cose qui. Ah, c'è un'altra bustina con viti IP, ci liberiamo della plastica e vediamo se riusciamo ad assemblare anche questo pezzo. Allora, molto semplice, andiamo a prendere questo pezzo che è di metallo. Ci mettiamo sopra immediatamente il pezzetto di plastica dorata che si incastra qui con una leggera pressione. Dopodiché, praticamente prendiamo questo pezzo e lo andiamo a montare nel suo alloggiamento, che è questo. A questo punto, dobbiamo avvitare il tutto, quindi vediamo quali sono le viti che ci servono. Allora, dobbiamo prendere innanzitutto la parte che abbiamo montato prima e assicurare il tutto in posizione. Allora, vediamo un attimo qual è il verso. Allora, il verso delle viti è questo qui. Ok, questo è il corretto modo di montare questo pezzo. Quindi adesso dobbiamo andare a prendere due viti DM e mettiamo in posizione il tutto, cioè lo fissiamo. Odio queste bustine perché sono difficilissime da aprire, ma ce la faremo ovviamente. Allora, quindi sempre cacciavite magnetizzato, mettiamo in posizione il pezzo e andiamo di cacciavite qui. Allora, questa è la prima vite. Ok, e la seconda vite la mettiamo ovviamente nell'altro buco. Perfetto. Ok. Ora che abbiamo montato questa parte qui, andiamo a bloccare in posizione quest'altro pezzo qui davanti. Per montare questo pezzo qui dobbiamo utilizzare una vite IP che prendiamo nell'altra bustina, sempre complicatissima da aprire. Ok, e bloccando in posizione questo pezzo qui abbiamo praticamente terminato il montaggio per questa volta. Ok, ok.
Ok, questo è il nuovo gomito e direi che ci siamo. Ok, quindi conclusioni. Allora, abbiamo il nostro braccio destro completo, finalmente dopo tantissimo tempo che ci stiamo lavorando, e la prima parte del braccio sinistro. Allora, una cosa che sto notando è che praticamente questo pezzo qui dorato non fa benissimo contatto, non entra bene. Adesso devo capire se l'ho montato male o se magari va sistemato in qualche modo, perché se non tocca bene, poi non vorrei che diciamo qui non combaci perfettamente con l'altra parte, con la parte speculare. Mi sembra che però pure qui sull'altro braccio ci sia più o meno la stessa cosa, per cui credo che sia tra virgolette normale. Comunque, diciamo che sono soddisfatto per quello che è il risultato di questo montaggio. Ho rivalutato l'opera, nel senso che comunque pensavo di abbandonarla, invece devo dire che decisamente la situazione è migliorata, per cui non vedo l'ora di ricevere la prossima spedizione. E quindi vi saluto facendovi una breve carrellata di quanto montato fino adesso e devo dire che fa decisamente la sua figura. Inutile ripetere che qualche difetto c'è, però diciamo che si fa perdonare, nel senso perché comunque è veramente bello. Dovremmo ricevere quindi allora nel numero 18 dovremmo ricevere nella prossima uscita. C'è scritto quindi costruisci la seconda parte dell'avambraccio sinistro. E quindi chiaramente poi non so cosa ci sarà nel 19, 20 e 21, ma ovviamente parleremo sempre del braccio, perché quindi credo che ci sarà da fare l'altra mano, e poi piano piano proseguiremo fino a completare tutto. Quindi se pensate che ci sono voluti 14 numeri per arrivare a questo punto, la luce, la fine del tunnel, diciamo, è davvero davvero lontana, però questo è il bello di queste opere. Detto ciò, vi saluto, vi ricordo di lasciarmi un bel pollice in su se questi video vi piacciono, fatemi sapere come proseguono i vostri montaggi, se trovate difetti, se trovate difetti anche nel mio, perché magari posso aver fatto qualche errore senza accorgermene, e vi ricordo di iscrivervi al canale attivando anche la campanellina così da non perdervi i miei video futuri. Vi saluto, ci vediamo nei prossimi giorni. Ciao!